Daniela Reo, oggi un incontro con diversi rappresentanti del centrodestra intitolato Renxit, quindi abbastanza significativo in vista del referendum del 4 dicembre. Qual è la sua posizione? Finalmente il centrodestra sta tornando in piazza Milano a far sentire la propria voce. È importante che ci schieriamo uniti contro il no. È importante anche far capire che il nostro voto al referendum costituzionale del 4 dicembre con un no deciso sia segno di mandare a casa un governo non eletto dai cittadini. Abbiamo qui Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia finalmente uniti insieme. Su questo palco stanno parlando adesso gli esponenti maggiori a livello locale e nazionale per dire un no chiaro e deciso. Ecco, un no che dal punto di vista di chi ha a che fare con le istituzioni regionali e gli enti locali in genere assume un valore ancora maggiore. È fondamentale, senza guardarla troppo in astratto, nelle cose concrete, cosa cambierà. Se vince il sì, la sanità verrà riportata da competenza regionale a competenza statale, la formazione professionale, delle cose che toccano ogni giorno la vita anche di noi milanesi. Forse i cittadini non si sono ancora resi conto, ma votare sì sarà veramente un danno inestimabile al paese. L'unico voto utile è il no, mantenere la situazione così come sta, la divisione tra competenze Stato e Regione, altrimenti avremo anche un Senato non eletto dai cittadini come la provincia eletta settimana scorsa.